che l'onda era 50 metri, 100 sopra la testa. Ho guardato così sta roba, una roba immensa, e niente, siamo scappati dove si poteva, insomma. Lì è stata una notte orrenda. Ero a letto con mia nonna e mio zio da giù chiamava, che veniva giù il tocco, e in un attimo è partito tutto. E io sono rimasta sotto le macerie con mia nonna. Con mia mamma purtroppo non è stata più trovata, né allora né mai. Pierpaolo Mittica, fotografo e filmmaker pluripremiato, pubblica per le maggiori testate internazionali, tra cui National Geographic, Der Spiegel, Die Zeit, Newsweek, Des Japan International. I suoi documentari sono stati trasmessi da Amazon Prime, Al Jazeera, Discovery Channel, RSI TV Svizzera. Nel tuo sito si legge: Pierpaolo Mittica, fotografo umanista. Che cosa significa? Cosa significa? Fotografo attento all'umanità, attento alle problematiche umane, alle problematiche sociali, attento a tutti gli aspetti che riguardano le difficoltà che l'umanità può trovare nella propria vita. Soprattutto attento a chi non ha parola, alle persone che non hanno possibilità di spiegare le proprie problematiche, di spiegare le proprie situazioni. Ed è quello che cerco io, nel senso di andare a raccontare storie dove le persone sono oppresse, dove le persone subiscono dei danni, subiscono delle situazioni molto più grandi di loro e non hanno possibilità di raccontare la loro esperienza. E la cosa importante che riguarda il nostro lavoro, il fotogiornalismo, è quello di raccontare storie, cioè di raccontare quello che succede in giro per il mondo, contare le varie situazioni e portarle all'attenzione del grande pubblico. Siamo al 60° anniversario, quindi un anniversario molto importante di una tragedia che ha segnato profondamente la nostra zona. Quello che mi ha motivato molto è il fatto che la storia del Vajont, diciamo che è conosciuta, per fortuna è conosciuta, anche grazie e soprattutto al lavoro che ha fatto Paolini, che ha fatto conoscere la storia al grande pubblico. Quindi non è una storia sconosciuta, per fortuna. Però è una storia che ha fatto rimanere l'amaro in bocca a tutti quanti, nel senso che è una storia che non ha colpevoli alla fine. È una storia che si sapeva benissimo fin dall'inizio che sarebbe stata una grandissima tragedia, si sapeva benissimo come sarebbe andata, perché è stato denunciato tantissime volte da tutti quanti, da tantissime persone, giornalisti, le persone locali, eccetera, e non si è fatto niente. Oltre a causare quasi 2000 morti, ha causato anche tutta una serie di situazioni per i sopravvissuti, che è stata una tragedia immane, non solamente la sofferenza di aver perso il proprio luogo, le persone care, tutta la loro vita, ma anche aver perso la dignità, perché queste persone sono state umiliate, non gli hanno dato giustizia assolutamente, e questa è stata la motivazione molto forte che mi ha spinto a fare questo workshop, perché dare voce a queste persone è stato forse il momento più intenso e più bello del workshop, in assoluto. Il workshop era stato impostato visitando i luoghi simbolo, quindi chiaramente la diga, il cimitero monumentale, Erto e Casso, i paesi colpiti, Longarone, e quindi andando a ripercorrere la storia di questa tragedia. Oltre ai luoghi, la cosa molto molto bella è stata quella di poter avere la fortuna di intervistare alcuni superstiti, e quello è stato un momento, credo, per tutti i partecipanti, il momento fondamentale del workshop, il momento più bello dal punto di vista emotivo, più forte e anche più drammatico. Avere la fortuna di sentire ancora le testimonianze di queste persone ci ha fatto capire effettivamente questa tragedia, che cosa ha comportato, non solamente sui morti, ma soprattutto sui sopravvissuti, quello che hanno vissuto e quello che stanno vivendo tuttora, perché appunto tuttora è l'umiliazione di non aver avuto giustizia.
Qual è il messaggio principale che vorresti trasmettere con il tuo lavoro sul Vajont? Diciamo che la storia del Vajont, che io vorrei raccontare è proprio quella dei superstiti, ma proprio l'umiliazione che hanno subito queste persone che non hanno avuto la minima giustizia da parte dello Stato, anzi è stata proprio una presa in giro. Di fronte a una tragedia del genere è qualcosa di gravissimo per me, cioè persone che hanno perso tutto, hanno perso la loro... il loro luogo di vita, le persone che amavano, hanno perso tutta la loro vita e sentendo i loro racconti capisci che cosa hanno vissuto. E questa è la parte fondamentale, cioè rendere un po' di giustizia a loro facendoli raccontare quello che hanno vissuto, perché la giustizia non c'è stata, anzi c'è stata proprio l'umiliazione totale. Io sono nata qua su una panca di queste. Sì. Mia mamma mi ha proprio partorito. L'unica che era andata di sopra era mia mamma, ma perché continuava a tremare come un terremoto e tutte queste scosse, tutte queste scosse. Mia mamma a un certo punto è scesa. Madonna, l'ha detto, qua trema tutto, qua. E di fatto tremava per un motivo. La signora qua in parte, tra l'altro mia santo, l'è venuta fuori urlando, viene giù il toc, tutti usciti di corsa, logico, eravamo tutti qua. A dormire non c'era nessuno. Siamo usciti e abbiamo visto tutta la scena. Ma l'unica che è rimasta, che l'ha vista, sono me. Purtroppo. La gente più anziana di me, perché io avevo 15 anni, ha iniziato a cercare. Anche di notte, ma non c'era niente, paura di tornare in casa, ci siamo messi su un colle verso monte per andare al Mesazzo e i grandi hanno acceso un fuoco, hanno preso chi era da casa meno adagiata delle coperte e siamo stati là tutta la notte. La mattina ha ripreso a cercare quelli che mancavano. Io ho trovato mio fratello giù, era là, l'onda l'aveva portato laggiù, mia mamma lo stesso. Che non era irriconoscibile, tutta nera, non era tutta nera, nera. In ospedale non la conoscevo neanche più, ho preso paura. Che l'unica che non è stata ricoverata sono stato io, i miei, diciamo. E dopo la mattina, non so che ora, verso le 10, le 11, è arrivato un elicottero, ha portato via tutti i feriti, il primo volo. Dopo è ritornato, ha portato via gli anziani, i bambini. E l'ultimo siamo andati noi, ragazzini, insomma, 15, 14, 16 anni, e ci hanno portato a Thai di Cadore, nella caserma degli alpini. Qua la casa era distrutta ormai, cioè nel senso, la parete di là era andato giù tutto. Dopo qua non arrivavi più, se non a piedi, non c'era più mezzo, non c'era più strada di là, il ponte era andato giù. Dopo anni, io e mio marito e i miei ragazzi, siamo venuti, abbiamo fatto i lavori, cambiato tutte le travi, rifatto il tetto. E mi racconta un po' i giorni o i mesi precedenti Al al disastro? disastro. Allora, sono partita a 14 anni da qua. Ero rientrata la sera prima del disastro dalla Germania, perché purtroppo qua a Schengen non ve n'era, bisognava andare a lavorare. I mesi prima li so solo che mia mamma mi scriveva che franava la strada, che tremava sempre la terra, che veniva giusto toc, però io non ero qua, io ero arrivata la sera prima che è successo. L'8 ottobre siamo arrivati io e anche mio fratello dalla Germania. So che tremava tutto, che dai, erano 4-5 anni che sapevano che veniva giù tutto, dai, non andiamo adesso a contarsela. Potevano evitare, ma è andata così. E cosa pensa di questo appunto, che si poteva evitare? Che è stata una roba vergognosa, di più anche, perché potevano evitare 2.000 morti quasi, perciò lo sapevano che veniva giù tutto, ma d'altra parte il passaggio dalla sabbia all'Enel dovevano far vedere che tutto era a posto, almeno così dicevano, dicono, tuttora insomma. E hanno continuato. Lei quando è tornata dalla Germania,
Praticamente ha visto la sua famiglia per un giorno. Esatto. E ti dirò che il giorno prima, quando siamo arrivati, io e mio fratello, che mio papà aveva la moto, gli ho detto, andiamo a Lungarone, mi ha detto mio fratello. Allora siamo andati, arrivati al primo, appena dopo quel ponticello che avete passato qua, era un salto così. Fuori, sull'altro, da dove è partita la frana, un altro salto così. Andiamo a Lungarone, torniamo su, e c'è gli operai là che buttavano terra, ghiaia, per coprire sti buchi. E io qua, non so io cosa succede, no, mi fa lui, succede qualcosa di brutto. Ma d'altra parte dove andavi? Cosa facevi? A parte che non si pensava a una roba del genere, una velocità allucinante è venuta giù la montagna. Aveva una... cioè, probabilmente anche loro pensavano che venisse giù e si appoggiasse. Dopo con l'elicottero, quando siamo passati sopra Lungarone, era una roba allucinante. Perfino pezzi, vedevi dalle macerie, là, pezzi di braccia, roba... cadaveri. Brutto, brutto. Pensiero che si poteva evitare, è ancora peggio. Quello è il peggio di tutta la situazione, ma insomma, siamo qua, sono ancora viva. Forte? Le forti sì, ma... Perché io avevo quasi 9 anni e pensavo di dover morire perché non sentivo nessuno, sentivo solo l'acqua che si muoveva nei sassi e avevo tanto freddo e... mi faceva un po' di pipì addosso perché avevo tanto freddo. E poi sentivo, mia nonna non era morta e la sentivo che pregava, che stava per morire. E, fatto morta dopo. E io trattenevo il fiato perché volevo morire subito, ma poi dopo non so quante ore, perché penso di essere svenuta poi. Sono arrivati i vicini di casa e mi chiamavano e mi hanno tirata fuori. Poi mia nonna l'ha portata in una casa qui vicino e dopo è morta. E io invece la mattina dopo mi hanno portata in ospedale a Belluno e con mia mamma e mia sorella. E siamo qua. Qui no, io mi ricordo... tornando a casa sempre piangevo in continuazione. Poi la vita deve andare avanti e ci sono altre cose, poi si diventa giovani, non ci si pensa neanche, si cerca anche di dimenticare poi, però si fa fatica. Io mi ricordo, sognavo sempre che ero sull'elicottero e che precipitava. L'ho sognato per tanto di quel tempo. Proprio è stata una cosa così. Sì, poi io mi ricordo mi hanno caricato su una macchina, mi hanno portato all'ospedale, ma con me c'era anche mia mamma e mia sorella. E io le avevo perse. E poi a Belluno mi hanno portato in una stanza, mi ha detto qui c'è tua mamma e tua sorella. E io mi ricordo la felicità che ho provato quando le ho viste e quando mi hanno fatto il bagno. Che poi la vasca è rimasta piena di sassolini, di sabbia, e mi hanno messo nel letto. Mi sembrava di essere in paradiso, credo. E sicuramente, spero, non avessero previsto una cosa così brutta, perché sennò veramente l'animo dell'uomo è cattivo, cattivo. Spero che l'abbiano fatto... con la speranza che non succedesse così come è successo, perché se no vuol dire che l'uomo è proprio cattivo. E io spero tanto di no, e spero che comunque, è che è difficile, ma bisogna rispettare la natura, credo, in qualche maniera, anche i giovani, bisogna imparare raccolte differenziate e rispettare la natura. L'evoluzione dell'onda voi la conoscete, ve l'avranno detto, no?
frana che cade, velocità, lo dicono tutti i testi, 90 km all'ora, il sollevamento di una gigantesca onda che poi si divide, parte viene verso di noi, eccetera, eccetera. In quella sera ho lasciato la mamma e i nonni e sono andato al bar. All'ora fatidica, vale a dire alle 22:39, è scoppiato questo finimondo. Dico scoppiato perché non avrei un aggettivo più appropriato per spiegarvi che tipo di rumore fosse. Il bar è imploso su se stesso. Questo rumore non lo sentivi dalle orecchie, ma usciva dalla terra, ti entrava dai piedi, ti entrava in corpo fino a farti scoppiare la testa. Questo purtroppo è un incubo che quasi tutte le notti ti viene a trovare. E in strada il rumore è ancora più grosso, perché lì sentivo proprio il terreno, l'asfalto, il rumore si centrifugava sempre di più. Io capisco subito che si tratta della diga e quindi mi preoccupo, in caso alla mamma. Dal bar a casa mia ho 150 metri di strada. Calcolo che ce l'avrei fatta ancora, perché io pensavo alla diga, non all'evoluzione che poi è avvenuta. Pensavo allo sgretolamento della diga e ai 160 milioni di metri cubi di acqua all'interno di questa diga che probabilmente sarebbero usciti, no? Ma prima di sfondare quel chilometro e arrivare a Longarone, non capiterà tutta in un colpo, no? Come ci sarebbe diluita. Quindi calcolo che ce l'avrei fatta fare questi 130-140 metri, arrivare a casa, svegliare la mamma e i nonni se possibile e scappare verso l'alto del paese. Eravamo in due che correvamo verso questa parte e vedo le luci di Longarone sparire come fossero state mitragliate. E lì sono stato investito dalla prima ondata che era di vento, un vento impossibile, un vento che ti strappava la pelle, non ti faceva respirare, ti entrava dal naso, dalla bocca, dagli occhi, da tutte le parti. Mi ha denudato dalla cintura in su e mi ha sollevato questo vento e mi ha riportato da dove arrivavo. Finché ho sbattuto su un mio amico che veniva da un'altra parte del paese, che stava correndo verso casa sua, ci scontriamo, cadiamo a terra e lui è costretto a rialzarmi e guadagniamo questa strada dietro casa sua che saliva in alto verso l'alto del paese. Un attimo prima che arrivasse la seconda ondata, cioè quella che già aveva distrutto Longarone, noi siamo arrivati a salvezza così. Sono andato a svegliare i miei suoceri che abitavano qua sopra. Mio cognato, che mi ha visto denudato, mi ha dato alcuni indumenti così per coprirmi, asciutti, e assieme a lui poi con una torcia siamo scesi a carponi, perché ormai tutto il diluvio, diciamo, di qualsiasi cosa, tronchi d'albero, travature in cemento, erano dislocate in tutte le parti e l'acqua era arrivata fino alta, scendendo a carponi siamo accorti che l'acqua stava defluendo, piano piano scavalcando siamo arrivati a tiro di torcia dove era la mia casa. Abbiamo guardato, la casa non c'era più, qui dove siamo noi non c'era più, qua non c'era più niente, c'era solo gli scantinati, c'era una casa, non c'era più, e abbiamo trovato il nonno dove abitava. Il nonno era ferito, quello è stato recuperato dopo con altra gente e portato in un'altra casa più alta del paese, dove non era arrivata l'onda. Mia nonna invece è stata trovata nel sottoscala, dopo parecchie ore non si trovava, era incolume. Mia nonna è questa, il giorno dopo, guardate, era come...
non aveva niente. Io purtroppo della mia famiglia ho perso 14 familiari. Ma il dramma di queste 14 persone è che solo 7 sono state trovate. E questo purtroppo pesa su noi sopravvissuti, perché non trovare il corpo, io quella notte ho girato ovunque per cercare di trovare almeno la mamma. E ho riconosciuto parecchia gente, però lei non sono riuscito a trovarla. Questa storia, questi aneddoti li suddivido in 3 momenti. Il primo, quando la Sade si era impadronita del territorio e volevano costruire questa diga, e i contadini dicevano: ma siete matti, il Monte Tocco è una montagna marcia, non si può. Il momento, cioè il dramma, quello che ho raccontato, e soprattutto il dopo. Il dopo, per conto mio, è stato più traumatico, più drammatico degli altri due aspetti, perché i morti del dopo non si raccontano mai. Io quella gente del dopo li ho visti autodistruggersi uno dopo l'altro, tragicamente. Chi dal dolore, chi dalla rabbia, chi per suicidi anche. Nel giro di qualche anno li ho visti autodistruggersi. E qui morti là dove li mettiamo? 1910, quella notte, tra i quali 702 riconosciuti, 740 corpi straziati, sepolti senza nome, e più di 420 mai ritrovati. Il popolo italiano è stato di una generosità immensa, qui ha dato tanto, ma tanto, sia a livello economico che a livello morale. La gente è venuta a infondersi coraggio, così. Ma la stampa, quel po' di stampa di allora, quel po' di televisione che avevamo, ogni giorno aggiornavano i versamenti che la gente faceva, ed era da essere orgogliosi di appartenere a un popolo così generoso, perché ogni giorno si vedeva questa somma. La RAI aveva già incassato 2 miliardi di lire, e le industrie donavano 20 ore di lavoro dei propri operai, tanti rinunciavano alle ma era veramente una corsa all'aiuto. Purtroppo questi soldi non sono mai arrivati a noi. Dicevano a titoli cubitali lassù sul Vaillant: i superstiti sono tutti imbottiti di denaro e con le tasche piene possono piangere meglio. Questo dicevano di noi. Purtroppo questo è stato deleterio, veramente, veramente deleterio. Io per anni e anni mi vergognavo di dire di essere un sopravvissuto, perché non era difficile incontrare il cretino di turno che ti ponesse la stessa battuta di questi organi di stampa. Pertanto era meglio ignorare, tacere, ignorare, che almeno in quel modo potevi conservare la dignità del dolore, che almeno quella ci apparteneva. E per anni e anni, più di 30 anni, hanno cercato in tutti i modi di nascondere questa vergogna nazionale, sia i media, sia i politici, no? E quindi non si voleva far conoscere questa storia.
avevo 9 anni. 9 anni. E me la sono vissuta pienamente. Mi ricordo che ci svegliamo alle 9:45 da questo boato, un terremoto leggero, diciamo così, e siamo alzati, non sapevamo cosa era successo, non pensavamo che fosse caduto il tocco. E così di notte mancava la corrente e mia mamma vide giù con la candela, io dormivo con una mia zia, facevo compagnia, e dice: scappiamo che sicuramente è caduto la frana del Monte Salta. No? Non si pensava mai al TOC, il TOC ci dicevano che sarebbe caduto magari gradualmente qualche piccola frana. In realtà noi quella volta, già nel 1700, erotti, cade la montagna del Monte Salta, la frana, ed è rimasto il giorno di San Simone, dicevano, era famoso perché non morì nessuno la frana. Comunque niente, scappammo e andammo verso il Col delle Pale, perché eravamo distanti dalla potenziale frana, no? Quindi andammo verso un colle dove si vedeva un garone. E io mi ricordo quella notte lì che sentivo le urla, lo scosciare dell'acqua, sentivo gente che chiamava aiuto, qualche luce che si accendeva ogni tanto, e quella notte mi ricordo che non ho dormito niente, la gente piangeva. Poi mi ricordo che degli uomini più adulti, diciamo, sono andati a vedere oltre il paese, però si sono fermati dopo 50 metri perché non c'era più la strada, c'era tutto un pantano, e ritornarono dicendo che era tutto distrutto. E l'indomani ci trovavamo tutto lontano, montagna caduta, un garone distrutto, non c'era più nulla. Mi ricordo che io guardavo sempre se c'era la casa dei miei cugini che era giù un garone, e non c'era più. Era proprio lì sulle rive del Piave, zona Malcolm, 9 figli. Il pensiero che almeno 15 giorni prima ero lì con loro, sarà una settimana, capi, avrei dovuto esserci anch'io, invece era lui, mi è andata bene. Antonio Carrara, presidente dell'Ente Parco Naturali delle Dolomiti Friulane. Che cos'è l'Ente Parco e di cosa si occupa? L'Ente Parco, Parco Dolomiti Friulane, è nato con la legge regionale 4296, tra le cose che doveva fare il parco è la conservazione e lo sviluppo del territorio. Un po' di numeri, il parco sono 37.000 ettari di area protetta, 37.000 ettari, 8 comuni più 2 comuni della Fora, che gestiamo anche la Fora del Cellina, 200, forse 250 chilometri di sentieristica principale, significa sentieristica controllata e gestita, altri 200 chilometri di sentieristica secondaria, territorio riconosciuto delle Dolomiti, riconosciuto delle Dolomiti UNESCO, il sistema numero 4 si sovrappone esattamente quasi al territorio del parco, un po' meno, 27.000 ettari. Il parco, 10 centri visite, ogni comune ha un centro visite, si occupa della conservazione del territorio e dello sviluppo. Qual è il ruolo dell'ente parco nel preservare la memoria e la consapevolezza della tragedia del Vajont? Allora, noi già dal 2008 abbiamo fatto una convenzione sia con Enel sia con Fondazione Vajont, e gestiamo il sito della diga del Vajont, gestiamo insieme alla fondazione e insieme anche alle Proloco e l'Ecomuseo Continuità di Vita di Erto. Lo gestiamo noi e non è una cosa facile da gestire. La diga del Vajont è il secondo, forse il terzo, ma forse il secondo posto più visitato del Friuli Venezia Giulia dopo il castello di Miramare. Negli anni precedenti al Covid, che abbiamo dei dati certi precedenti al Covid, ma adesso stiamo riprendendoci, ecco, avevamo circa 60.000 paganti che pagano per passare sul coronamento della diga.
queste persone non vanno da sole sul coronamento della diga, ma il parco si occupa anche con le proprie guide e con i formatori della memoria a portare queste persone a spiegargli cosa è successo 60 anni fa, cosa era prima e cosa è successo, insomma, ecco. Ci sono anche molte scuole che vengono in visita e vengono a conoscere non solo il territorio, ma anche appunto questo evento tragico. Sì, moltissime sono le scuole e questo sinceramente è cosa che ci fa molto gradita anche da parte nostra, perché conservare la memoria significa anche tramandare alle giovani generazioni la conoscenza di quello che è stato, di quello che è successo 60 anni fa da noi, e la consapevolezza che prima di fare certe cose bisogna pensarci sopra 2 o 3 volte. Presidente, lei è anche sindaco del comune di Erto. In quanto responsabile quindi della protezione civile sul territorio, quanto riesce a monitorare la situazione ambientale e climatica anche rispetto al cambiamento climatico che si sta, diciamo, manifestando sempre di più, insomma, in questi ultimi anni? Ma il cambiamento climatico è un fatto certo ormai e dobbiamo convivere questo cambiamento climatico, ne siamo stati, abbiamo provocato noi, dobbiamo cercare di ecco. Cosa può fare il Comune di Erto? Il Comune di Erto non è che possiamo fare molto per il cambiamento climatico, però una cosa che devo dire anche è quello che non soltanto il Comune di Erto, ma tantissimi comuni montani, quello che manca, quello che è venuto a mancare e che crea veramente anche dei grossi problemi, è la mancanza della cura del territorio. La gente se n'è andata dalle montagne, la gente che controllava il territorio lo curava ed evitava tutti, non tutti, ma molti di quelle tragedie che avvengono ora, insomma, ecco. E c'è anche da dire che rispetto al 1963, diciamo, molto è cambiato, no? In termini di prevenzione, messa in sicurezza e piani di valutazione. Come si è evoluto poi questo, diciamo, cambiamento? Cambiato veramente, tantissime cose sono cambiate. Quello che sinceramente posso dire io è che molte volte la burocrazia magari blocca certe cose perché ci sono delle leggi che non puoi fare certe cose, e poi invece in altri campi si va sulle pignolerie per fare certi lavori, e tante volte invece facciamo dei lavori anche in zone che sinceramente non dovevano essere fatti, insomma, ecco. Cosa vi ha un po' ispirati del progetto Vajont Photo Days, del quale Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e partner? Che cosa vi ha, diciamo, indotti poi a partecipare a questo progetto? Partecipiamo a tantissimi progetti, quelli che ci danno un attimo di visibilità e un attimo di visibilità al nostro territorio. Questo progetto, anche parlando del Vajont, dava anche un po' di visibilità alla tragedia che è successa da noi, che è una tragedia che, come sappiamo tutti quanti, Non è una tragedia naturale come può essere un terremoto, ma è una tragedia un po', ecco, provocata da quella voglia di strafare di quegli anni. Siamo qui con Antonio De Filippo, consigliere del Comune di Erto. Consigliere, come vivono i giovani, visto che anche lei è giovane, la memoria con questo luogo, con la tragedia? Beh, diciamo che noi giovani ce l'abbiamo dentro, perché alla fine nonni, genitori hanno vissuto la storia del Vajont, quindi è una cosa quasi vissuta anche per noi, cioè non dico che passi quasi in secondo piano, ma è parte del territorio, cioè la vediamo tutti i giorni quando andiamo a lavorare, vediamo la diga, vediamo la frana, quindi è quasi diventata una normalità. Non è una buona cosa, perché comunque dovrebbe essere una cosa che si sente tutti i giorni, però si sente tutti i giorni perché viene vista tutti i giorni. Consigliere, lei è parte della protezione civile di Erto? Sì, noi siamo 35 più o meno e facciamo molte attività, nel senso che anche adesso che c'è l'alluvione giù in Emilia Romagna, alcuni sono andati giù, siamo molto attivi sul campo e veramente in qualsiasi ambito, poi facciamo anche degli interventi assieme alla forestale, proprio per mantenere il territorio, comunque in periodi magari di siccità dove può capitare qualche incendio, siamo i primi ad essere sul posto con le squadre antincendio, AIB, e quindi siamo molto molto attivi, ci teniamo al nostro territorio, anche perché comunque dal disastro all'alluvione del 66 al terremoto
diciamo che la protezione civile può dirsi nata nel Friuli Venezia Giulia. Siamo qui con Lisetta, guida del Parco delle Dolomiti Friulane. Buongiorno. Ci sono molte scolaresche che vengono in visita. Tantissime, tantissime, diciamo tutto l'anno, da ottobre fino a maggio. Questo proprio è il periodo più intenso, da marzo, aprile e maggio abbiamo quasi ogni giorno numerose scolaresche, bambini di tutte le età, ragazzi e poi anche studenti delle università, rimangono molto impressionati, qualcuno anche troppo. Mediamente comunque l'attenzione è sempre molto alta perché è una storia così toccante e anche i ragazzi apparentemente più così spigliati, diciamo, hanno un attimo di rallentamento quando sentono questa storia. Alvise Rampini, direttore del CRAF, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo, nonché partner del progetto Vaillant Photo Days. Che cos'è il CRAF e di che cosa si occupa? Il CRAF è un centro di ricerca e archiviazione della fotografia. Nasce, diciamo che per quanto riguarda la nascita, possiamo addirittura spingerci fino a quel fatidico 1° dicembre 1955, quando un gruppo di fotografi, i Magnifici Sette, così venivano definiti da Gianfranco Hellero, ideologo Italo Zanier, fondano questo manifesto. E sottoscrivono questo manifesto e fondano il Gruppo Friulano per la Nuova Fotografia. Ma bisogna aspettare il 1987 per vedere un inizio del CRAF che viene naturalmente consacrato con proprio la nascita e anche il nome CRAF, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, nel 1993. Sempre grazie al suo ideologo Italo Zanier, supportato dalla fisicità e dalla praticità di Walter Liva, che è stato un direttore storico del CRAF. Ecco, da lì in poi il CRAF, diciamo, si può suddividere, soprattutto in questi ultimi anni, però parliamo nel settore mostre, che esiste da oltre 37, raccoglie i fondi digitalizzandoli, restaurandoli, catalogandoli e conservandoli correttamente. Quindi una filiera per quanto riguarda la fotografia estremamente importante. In questo momento abbiamo 600.000 fra positivi, negativi, lastre fotografiche. Qui dietro abbiamo per l'appunto un importante archivio e siamo nel deposito climatizzato, che è un deposito unico. Direttore Rampini, parliamo ora delle foto che il CRAF ha dato in concessione ad Ottarte proprio per questo progetto dedicato al Vajont. Direi di partire da Francesco Crivec, che cosa ci può raccontare? Che foto sono e che cosa raccontano? Insieme a quello d'Ottarte, che è un partner di eccezione, che stiamo facendo molte cose in questi ultimi anni. E partiamo da Francesco Crivez, un fotografo importantissimo, un fotografo udinese, se vogliamo, perché era un fotografo che si muoveva molto, molto poco. Calcoliamo che Francesco Crivez nasce nel 1907, quindi provate a pensare dal 1907 in poi, fino al 1988, anno della sua morte, quante cose ha visto. Ha visto due guerre mondiali, ha visto un terremoto, ha visto il Vajont. Ecco, diciamo che quasi ci stupisce, perché Francesco Crivez non è che si muovesse molto, proprio fuori dal Friuli. Quindi le foto all'interno appunto del Vajont sono, diciamo, già un qualcosa di eccezionale. È un fotografo molto attento, è un fotografo di strada per certi versi, perché ha fatto anche molte riprese proprio da fotografo da città, però è riuscito a documentare momenti importantissimi. I prigionieri di guerra, e la foto più conosciuta in assoluto è Pierpaolo Pasolini, giovanile. Ecco, poi abbiamo anche alcune fotografie di Carlo Bevilacqua che proprio ha testimoniato il cimitero del Vajont e il disastro naturalmente negli anni, inizi anni 60. Esatto, Carlo Bevilacqua è un fotografo
che sorprende tantissimo. Classe 1900, anche lui rientra nello stesso periodo di Krivets, ma fa una scelta formale estremamente diversa. Non fa solo bella fotografia attenta di studio, ma Carlo Bevilacqua è una persona straordinaria, le sue foto sono andate in tutto il mondo. Carlo Bevilacqua fa parte del gruppo Friulano della Nuova Fotografia insieme a Gianni, Giuliano Borghesani e insieme a tanti altri fotografi. Quindi è un fotografo che viene subito apprezzato anche da Italo Zanier, da un giovane Italo Zanier, che ha considerato un monumento questo fotografo. Fotografie tutte contestualizzate sul Vajont. È uno dei pochi, in questo caso, di questi tre fotografi, che fa delle fotografie proprio subito all'indomani del disastro del Vajont. Quindi i suoi scatti sono stati celebrissimi, un richiamo anche su numerose foto, su numerose mostre, cioè le foto di Carlo Bevilacqua sul Vajont sono state riprese più volte e sono state anche oggetto di mostre personali di Carlo Bevilacqua. Ecco, poi abbiamo anche Michele Cendamo, di cui appunto abbiamo in concessione un paio di foto degli anni Ottanta. È classe 1921. È un fotografo non professionista, questo piace perché si ritorna un po' su quanto è stato detto anche nel passato, non è che un fotografo non professionista sia meno bravo di un fotografo professionista, basta pensare a Carlo Dalla Mura, uno dei fotografi che io amo maggiormente, che è scomparso un paio di anni fa, 94 anni, che quando gli chiedevano se era un fotografo professionista o non professionista, diceva che era un fotografo riluttante, ma non dilettante, riluttante, nel senso riluttante alle definizioni. Questo Cendamo è un fotografo che non nasce in Friuli, ma è un fotografo autodidatta che però risiederà in Friuli dal 1946. Scopre la fotografia, sviluppa e stampa la fotografia, fa numerosissimi reportage ed è particolarmente attivo, diciamo, dal 1960 al 1980, quindi i suoi click poi sono stati estremamente importanti e popolari. È un fotografo di ricerca, un fotografo molto attento, un fotografo intelligente, anche lui il suo scatto è uno scatto quasi sempre a bianco e nero, che non ha fotografato il Vajont immediatamente dopo, ma l'ha fotografato anni dopo, quindi con occhi decisamente critici, ma diversi rispetto a un Carlo Bevilacqua che era presente già pochissimi giorni dopo, il giorno dopo. Direttore Rampini, qual è l'importanza degli archivi? Gli archivi sono la memoria storica, lo sappiamo benissimo, visiva, la nostra identità. Se pensiamo dal 1839, nascita della fotografia, a oggi, è un mondo con le immagini. Pensiamo alla rappresentazione delle fotografie su cose che non ci sono più o su cose che sono state modificate. Pensiamo al paesaggio urbanistico della città attraverso, non so, Brisighelli e Pignata, per parlare di due fotografi che sono scomparsi entrambi contemporaneamente nel 1966, ricordiamolo. Tutto quello che hanno fotografato è storia, tutto quello che hanno fotografato dalla Pontebbana, dalla costruzione della Pontebbana come ferrovia negli anni, le famose fotografie del 1906 di Pietratagliata e altre situazioni, tutti gli archivi fotografici rappresentano la nostra identità e attraverso gli archivi fotografici possiamo creare la storia del Friuli, la storia d'Italia, la storia della regione Veneto, qualunque situazione vogliamo andare a ricreare lo possiamo fare attraverso la fotografia. Professore, qual è il ruolo dell'architetto e dell'urbanista? L'architetto, diceva Adolf Loos, è un muratore che conosce il latino. Questa è una definizione che a me piace ancora, malgrado i tempi mutati e soprattutto le ragioni dell'architettura mutate e del mondo, il che non è banale. La modernità evidentemente ha portato compiti e ragioni diverse e quindi questo mestiere si è molto modificato in questo rapporto col mondo.
I simboli sono arretrati rispetto alle ragioni prime e c'è una richiesta di utilità che viene appunto con la modernità, e per cui la cosa complicata è questo coniugare le ragioni dell'utile, che poi sono diventate quelle dell'economia, del business, eccetera, eccetera, con le ragioni dell'uomo, del suo abitare sulla terra. E si può ripristinare la vecchia dizione, però con nostalgia, e quindi bisogna fare i conti con queste ragioni nuove e diverse che si propongono rispetto a una questione molto toccante, che è quella del cambiamento continuo. E questo è un altro aspetto. L'architettura, per definizione, era persistenza, era una sfida al tempo, e invece questo dover stare dentro il flusso continuo del cambiamento evidentemente mette in gioco altre questioni. Ecco, però l'uomo è sempre lo stesso e quindi nella mutazione continua si è finito per trascurare le ragioni dell'uomo. L'urbanistica ha una storia molto più recente, e ha a che vedere evidentemente con la città e i passaggi che la città ha avuto appunto di nuovo con la modernità. L'urbanistica nasce con la città moderna e con il tentativo o l'ipotesi di governare i fenomeni urbani, cosa che a un certo punto non ha retto più, e quindi l'urbanistica si è trasformata in tutt'altra faccenda. E credo si sia dispersa nel suo sapere principale, che era un sapere tecnico, in mille rivoli che vanno dalla pianificazione al paesaggio, alla gestione del territorio, dove un vulnus credo molto importante sia da legarsi al rapporto con la politica. Per cui questo sapere iniziale si è perso anche dentro questa ragione politica, spesso non interpretata nel senso alto che viene da polis, ma nel senso peggiore, il che vuol dire anche lì mettere in gioco male il tempo e le ragioni del tempo. Quali erano gli anni 60-70 per l'architettura in Italia, ma anche in regione, con le ricerche e i temi che poi, gli approcci che sono stati adottati anche poi nella fase di progettazione e ricostruzione? Ma il Vajont, per come l'ho conosciuto io, mi fa venire in mente due cose. Il disastro, in cui ero bimbo, piccolo, però era qualcosa di molto impressionante, colto come può cogliere un giovinetto poco addentro alle cose del mondo, però con grande pathos. E un secondo momento che era legato al nome di un'aula, la famosa aula Vaillant dello UER, dove ho studiato, che è stato il luogo in cui questa esperienza Vaillant, per quanto riguarda la progettazione architettonica e urbana, ha preso corpo. C'era questa stanzetta in alto dove Samonat, alla guida dei suoi adepti giovani architetti di rango notevole, aveva costruito questa risposta all'epoca indirizzata verso la ricostruzione e diciamo, il cambiamento necessario conseguente alla ricostruzione. C'erano molte leggende rispetto a
questo luogo e a questa operazione, perché coincideva anche con una sorta di passaggio generazionale. C'erano i giovani Smerani, Polsello, Mattioni, Dardi, che erano lì per costituire il gruppo Architettura, e questo gruppo Architettura aveva come focus gli studi urbani e territoriali. E Samonà aveva scritto, quasi in coincidenza o negli stessi anni, un libro che si chiama L'urbanistica e l'avvenire della città europea, dove appunto il Vajont diventava un campo di sperimentazione legato a queste tesi. Quindi un'occasione importante per mettere a cimento questi più giovani su temi che andavano chiarendosi in quel momento. Questi testimoni rappresentati da alcune opere che tra l'altro rischiano di sparire, insomma. Io non sono un conservativo per definizione, però insomma ecco, non vorrei che anche queste piccole chiamate al ricordo siano alla fine cancellate in direzione di una dimensione turistica probabilmente, e non certo di una cura tardiva e di una chiarezza circa la cultura della montagna o quello che rappresenta. Cos'è cambiato rispetto ad allora nella progettazione e costruzione delle opere? E come si pone il progettista nei confronti adesso dell'ambiente e della popolazione? Ma come dicevo prima, è cambiato tutto, non sempre in meglio. Cioè, nel senso che queste persone nominate, pur stando dentro una corrente razionalista, erano animate da buone intenzioni. Con passaggi successivi siamo arrivati a delle forme di autoreferenzialità che hanno attenzione, che mettono in gioco anche attraverso l'oggetto più semplice un rispetto nei confronti del territorio, ma soprattutto delle persone e dei luoghi. Questo rispetto non è un fatto ideologico o letterario, è poi un rispondere adeguatamente attraverso un progetto alle questioni che le persone, i territori, l'architettura stessa chiama e chiede. Uno dei temi della grande architettura è sempre stato questo rapporto con la natura, insomma, e con i luoghi, nel senso dell'ascolto dei luoghi, nel senso della capacità di fornire una risposta adeguata. Vuol dire fermarsi a guardarle queste cose del mondo e avere la giusta considerazione per loro, sempre in rapporto a questo uomo di cui parlavamo prima. Il che non richiama un umanesimo a oltranza, però forse richiama la necessità di non dimenticare questo referente. I referenti non sono solo committenze, ma sono anche i fruitori poi delle città, degli spazi, dei luoghi verdi, dei parchi o di tutto il resto, no? E i fruitori del mondo tornano a questo individuo. Professor Fraziano, oggi si parla spesso di rigenerazione urbana, azioni che appunto possono permettere di recuperare infrastrutture, servizi e anche di permettere alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi generati. Che cos'è la rigenerazione urbana? Funziona? Ma torniamo al discorso di prima degli slogan, no? È uno slogan che funziona, però è uno slogan. Questa questione del riappropriarsi delle cose, del riuso, del
attribuire ragioni nuove a cose vecchie, è un processo che è sempre stato nel metabolismo delle città, per una ragione molto banale e semplice. Le città durano centinaia di anni, millenni alcune, e le vite sono brevi, e quindi dentro questo avvicendamento c'è sempre stato un rimettere in gioco, rigenerare, eccetera, eccetera. Quindi un po' mi sorprende questo termine. Io penso a questo fatto, cioè a questa meraviglia che è la città, nella sua complicazione e nei suoi metabolismi. C'era Aldo Rossi, un architetto noto, che diceva: le città sono dei grandi accampamenti di vivi e morti. E io credo che sia così. E le città si rigenerano se c'è vita al loro interno. Nel momento in cui diventano dei grandi magazzini, è molto difficile che si rigenerino in quelle che sono le loro funzioni pubbliche, no? Ecco, quindi Vaillant mi sembra che sia ancora, anche a distanza di tantissimo tempo, una questione aperta su cui riflettere, che poi in uno strano gioco di specchi evidentemente richiama altri disastri, anche quelli più recenti, pensiamo all'Emilia Romagna o altro, no? Dove diciamo la condizione contemporanea si misura continuamente con questa situazione di emergenza che sembra piovuta dal cielo, ma non è così, come non lo fu all'epoca per il Vaillant. Poi dietro le emergenze ci sono delle questioni non da poco. Forse una che si può nominare sempre è la ragione dell'incuria. Cosa si occupa la statistica e da chi può essere utilizzata? La statistica potremmo definirla dicendo che si occupa di tradurre i dati in conoscenza. Oggi, come non mai, siamo pieni di dati raccolti con varie motivazioni. Però i dati di per sé non dicono nulla se non vengono riassunti e interpretati in modo da tradursi in informazioni utili. Informazioni utili a chi? Ne abbiamo tantissimi esempi, dalle aziende che li utilizzano per vendere meglio i loro prodotti, ma anche i sistemi sanitari che possono utilizzare i dati per ottimizzare l'uso delle risorse o migliorare i servizi, ai decisori politici che possono utilizzare i dati tradotti in informazioni per decidere quali sono le politiche migliori o valutare se una politica è stata efficace o meno. Il contesto del cambiamento climatico è uno di questi. Come si decide se agire o meno e come agire per contrastare gli effetti del cambiamento climatico? Il problema è abbastanza complesso, ma in sostanza si tratta di decidere se il costo dell'inazione è o no superiore al costo delle azioni che si potrebbero intraprendere per limitare il fenomeno. E queste decisioni quindi si possono prendere sapendo leggere questi dati? Sapendo leggere i dati e sapendo valutare l'incertezza sostanzialmente, perché in entrambi i casi noi saremo incerti sia sui costi, sia sui costi dell'inazione, sia sui costi delle azioni. Quindi dovremo controbilanciare in qualche modo l'incertezza nei due casi. Nel caso del cambiamento climatico è piuttosto facile dire che il costo dell'inazione è
molto superiore al costo dell'azione. Parliamo di rischi futuri legati al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un rischio o una certezza? Il cambiamento climatico oggi è una certezza. Sono alcune delle conseguenze del cambiamento climatico che vanno invece descritte in termini di rischio. Se si guarda l'andamento delle temperature negli ultimi 20-30 anni, è evidente che stiamo vivendo un innalzamento di queste temperature senza precedenti. Di per sé questo non basta per dire che la causa siamo noi, ovvero che il cambiamento climatico sia causato dalle attività umane, sia antropogenico, ma i modelli sviluppati in climatologia ci consentono invece di attribuire questo innalzamento all'attività umana, ormai senza più ragionevoli dubbi. E qui invece sì, ci vengono in aiuto modelli del clima sviluppati negli ultimi decenni e che consentono sostanzialmente di simulare l'andamento della temperatura in condizioni diverse, in particolare con e senza l'intervento umano, ovvero con e senza l'aumento delle concentrazioni di gas serra. È questo tipo di confronti che ci consente di attribuire i cambiamenti all'attività umana, in particolare attraverso le emissioni di gas serra. Però qualcuno potrebbe dire che un grado e mezzo non è poi tanto. Il fatto è che quel grado e mezzo va riferito a una temperatura media globale, mondiale, e una temperatura media di questo tipo non è variabile come la temperatura che sperimentiamo quotidianamente, che è prodotto di tanti fattori e perciò, come ben sappiamo, varia da un giorno all'altro, da un anno all'altro, in misura molto maggiore di un grado. D'altra parte è vero che quello che ci interessa di più è la temperatura che subiamo giornalmente. Ed è lì che entra piuttosto in gioco la questione della probabilità e del rischio. E se guardiamo invece che la temperatura media globale ai massimi di temperatura che sono stati registrati qui in alcune città del Friuli Venezia Giulia, anche qui osserviamo un andamento. Possiamo usare dei semplici modelli che qui sono rappresentati dalle linee rosse e questi modelli ci mostrano degli aumenti anche superiori a 2 gradi in alcune località, non in tutte. Questo è un altro fattore importante da tenere in considerazione in relazione al fenomeno del cambiamento climatico, è che il riscaldamento è tutt'altro che uniforme geograficamente. Diverse regioni del pianeta sperimentano andamenti diversi e, come ben sappiamo, insomma, anche località vicine possono avere temperature molto diverse e anche andamenti molto diversi. E professor Paoli, in questi grafici in cui sono evidenziate alcune città della regione Friuli Venezia Giulia, che cosa ci raccontano questi grafici? Qui sono riportate delle osservazioni, che sono i puntini verdi, che sono le temperature massime annuali osservate in queste località. Questi sono i dati dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente. Soprattutto in certe città pare di distinguere un andamento crescente di questa temperatura massima. Però questo andamento è molto meno evidente rispetto a quello che abbiamo visto nelle temperature medie globali. Quello che vediamo qui è che gli incrementi sono abbastanza diversi da una città all'altra, possono arrivare anche a 2 gradi, possono anche essere sotto il grado. Ad esempio vediamo che a Trieste l'incremento è molto più contenuto rispetto ad esempio a Pordenone, dove supera i 2 gradi. Cosa rappresenta esattamente questa linea rossa? Allora, la linea rossa è il cosiddetto livello di ritorno a 30 anni. In pratica, sulla base del modello probabilistico che qui è stato stimato, si calcola la temperatura che ci si aspetta di superare una volta ogni 30 anni. Potremmo dire equivalentemente la temperatura che ha probabilità 1 su 30 di essere superata in un anno, però di solito si preferisce fare riferimento al tempo di ritorno. E allora quello che vediamo è che se negli anni 90 a Pordenone, per esempio, i 36 gradi venivano superati con probabilità 1 su 30, ovvero ci si aspettava un superamento dei 36 gradi una volta ogni 30 anni, oggi, sempre a Pordenone, superiamo i 38 gradi con la stessa probabilità. Avere comunque una temperatura oltre i 37-38 gradi una volta ogni 30 anni non sembra così grave?
No, esattamente. Il problema è che questo non succederà più una volta ogni 30 anni, ma succederà magari una volta ogni 10 anni, una volta ogni 5 anni, se le temperature continuano ad aumentare come hanno fatto negli ultimi 10 anni in particolare, insomma, negli ultimi decenni. E per il futuro cosa ci aspetta? Il futuro è più difficile da conoscere, naturalmente, specie se vogliamo una previsione specifica per un'area geografica. Comunque possiamo fare riferimento alle stime fatte dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, di nuovo a livello globale. Cosa fa l'Intergovernmental Panel on Climate Change? Fa delle proiezioni future, corrispondenti a diversi scenari di innalzamento della temperatura. Qui l'IPCC le riporta per tre scenari, corrispondenti a un aumento della temperatura media di 1,5, di 2 e di 4 gradi. E come vedete sono sempre espresse in termini di frequenza futura per eventi che in condizioni normali si verificherebbero una volta ogni 10 o 50 anni. Per dare un'idea, secondo le stime dell'IPCC, quella soglia di temperatura che una volta, prima del cambiamento climatico, siamo inizio Novecento, veniva superata mediamente una volta ogni 10 anni, oggi, all'attuale livello di riscaldamento, ci aspettiamo di vederla superata quasi 3 volte in 10 anni. Se andiamo a guardare temperature più estreme, è ancora peggio, nel senso che la soglia che veniva superata una volta ogni 50 anni, prima del cambiamento climatico, oggi viene superata quasi 5 volte in 50 anni, o una volta in 10 anni. Si parla di temperature massime, stiamo parlando quindi anche di ondate di calore. E le ondate di calore sono un fenomeno più articolato, legato naturalmente ai massimi, ma più complesso da descrivere e da studiare. Un'ondata di calore è un periodo relativamente breve, qualche giorno, in cui la temperatura rimane molto elevata. Si tratta di eventi per definizione rari, che sono sempre accaduti. Il cambiamento climatico però li ha resi più frequenti e intensi, ne ha aumentato la probabilità. Già oggi osserviamo ondate di calore più frequentemente, le osserviamo più lunghe e più intense in molte zone del pianeta. Professore, quali sono state o potrebbero essere in futuro le conseguenze e l'impatto delle ondate di calore? Si può quantificare? Allora, gli impatti delle ondate di calore riguardano diversi ambiti. Alcuni si possono quantificare in maniera più semplice, alcuni in maniera più complessa. Uno di quelli più studiati, naturalmente, è quello sulla mortalità, sulla salute della popolazione e in particolare sulla mortalità. Va detto che si potrebbe ragionare anche sui ricoveri ospedalieri. Concentriamoci sulla normalità. Anche lì non è semplice valutare l'impatto di un'ondata di calore. Questo perché il caldo eccessivo produce un aumento di mortalità dovuta direttamente a diverse cause, ad esempio infarti o ictus, diversi fattori tra cui la struttura per età della popolazione o per esempio l'inquinamento. Ad esempio un articolo molto recente, ha stimato che nel 2022 in Europa il caldo abbia causato 60.000 circa decessi addizionali, in particolare in Italia 18.000 circa. Per mettere in prospettiva questo numero, 18.000 è circa il numero totale di decessi in un anno in una regione delle dimensioni del Friuli-Venezia Giulia. E in futuro? Per il futuro il ragionamento è un po' più delicato perché bisogna ragionare per scenari, ovvero con determinate ipotesi sull'andamento futuro del clima. È stato calcolato però, con riferimento sempre all'Europa, che in assenza di interventi sul cambiamento climatico e in assenza di azioni di adattamento, ci si possono aspettare intorno a 150.000 decessi da caldo ogni anno nel periodo 2071-2100. E questo contro i 2.700 circa che ci si aspetterebbero in assenza di riscaldamento globale. Questi sono dati rilevanti perché ci dicono che l'impatto che le ondate di calore potrebbero avere sulla popolazione è estremamente importante. E questo la renderebbe, beh, oltre a
a dare una forte motivazione per cercare di limitare il cambiamento climatico all'inizio, suggerisce anche che sia una delle aree in cui si dovrebbe intervenire con azioni di mitigazione o adattamento, anche la semplice diffusione di informazioni nella popolazione. In effetti, secondo questi studi, le ondate di calore saranno la principale fonte di mortalità addizionale dovuta al cambiamento climatico in Europa. E oltretutto l'impatto sulla salute non si limita alla mortalità, perché ci si aspetta anche un aumento, ad esempio, dei ricoveri ospedalieri con conseguente stress dei sistemi sanitari durante l'estate. L'Italia, tra l'altro, sarebbe uno dei paesi che subisce l'impatto più forte in Europa. I 150.000 decessi addizionali di qui sopra, circa 42.000 sarebbero attribuiti all'Italia, come più o meno la Spagna e la Francia.